che vi esprimiate. Punto F attraverso Francesca R, 7 luglio 2024, a cura di VB, domanda. Mi sembra che vi esprimiate in modo diverso. Michelle, è normale, perché le caratteristiche del mezzo permettono un eloquio diverso, un modo di presentare varie possibilità dello stesso concetto, e se il mezzo è più evoluto, questo è sempre più possibile. Ma se la stessa entità si presenta in un canale diverso, segue le capacità conoscitive del mezzo. Ricordate quello che ho appena detto, che non si possono violentare i mezzi? Non si possono violentare neanche nell'eloquio, anche se noi possiamo avere un eloquio sempre più complesso, sempre più verboso, sempre più complicato, che denota all'apparire un'importanza, una sostanza, una forza, una potenza diversa. Rispettiamo il mezzo senza violentarlo. Vi faccio un esempio. Ci sono dei momenti che, se avete verificato anche attraverso questo mezzo, noi bypassiamo completamente il mezzo quando cominciamo ad aumentare la velocità dell'eloquio. Improvvisamente prendiamo velocità nel parlare, 24 minuti e 38 secondi. Domanda: però parlate sempre tramite i mezzi fonici del mezzo? Michelle: certo. Domanda: e come fate? Michelle: questo canale ha la capacità di non intromettersi e quindi permetterci di poter fare questo. In altri mezzi questo non lo possiamo fare, perché vogliono essere comunque presenti. Questo mezzo non vuole essere presente. Non vuole essere a conoscenza. Non è mai a conoscenza. Quando sa le cose, è perché contemporaneamente diamo anche al mezzo le stesse informazioni, ma non legge, non è a conoscenza, ma viene istruito ugualmente. È quello che vi avevamo sempre detto. Nel momento in cui noi riusciamo ad aumentare questo eloquio, se ci fate caso, esprimiamo dei concetti molto complessi rispetto a tutto il resto del discorso. Esaminate con attenzione quei momenti e vi renderete conto che quella piccola porzione di insegnamento è la più difficile nella comprensione, perché è quella che si stacca di più dal mezzo. Noi non abbiamo il problema di violentare o meno il mezzo, ma per l'eloquio ci adagiamo sul mezzo per non immettere troppa potenza energetica in questo canale. Domanda: non vi servite del dizionario che è nella mente del medium? Michelle: anche, ma non solo. Questo mezzo ha un buon dizionario e questo ci permette di usare un eloquio un po' più forbito. Potrebbe essere più forbito, ma non è importante. A noi interessa che arrivi il concetto, la nuova porzione di verità, piuttosto che un eloquio più forbito. Lo potremmo fare perché il mezzo ci permetterebbe di utilizzare un eloquio differente, ma a noi interessa più far passare i concetti piuttosto che mostrarvi un eloquio diverso, anche non appartenente al mezzo. Non è assolutamente impossibile, ma non è utile al piano dell'insegnamento previsto per questa situazione. 27 minuti e 50 secondi. Domanda: grazie.